condizionamento classico di Pavlov ha un impatto notevole nella clinica, nel senso che entra nella eziopatogenesi di diversi tipi di nevrosi. L'eziopatogenesi è il meccanismo di formazione di una malattia, il modo in cui l'agente responsabile entra in rapporto all'organismo e lo modifica. Le nevrosi sono disturbi che implicano la conservazione basale di un senso di realtà, cioè sono quelle stati di sofferenza dove il senso di realtà non viene perso. Ebbene, il meccanismo classico di Pavlov entra nella genesi di molte nevrosi, anche se quasi mai da solo, sempre come coattore insieme ad altri elementi che costruiscono il disturbo psicologico stesso insieme ad esso. Io ricordo il caso di una mia paziente che venne da me per una forma depressiva, poi nel corso della terapia venne fuori un altro problema, che lei aveva una fobia di durata pluriennale, fin da quando era bambina, dei polli. Quindi ogni volta che vedeva una gallina, un gallo, un pennuto del genere, il suo organismo cominciava ad entrare in uno stato d'allarme, lo stomaco gli si stringeva, il cuore accelerava i battiti, aveva un fine tremore ed era costretta a scappare, ad allontanarsi. Non me l'aveva detto subito perché in fondo non era invalidante, i polli nella nostra società abituale non si vedono tutti i giorni, però ogni volta che ne vedeva uno era sempre la stessa reazione. Dopo qualche seduta, del tutto spontaneamente, mi disse che le era emerso un ricordo. Lei era una ragazzina vissuta in campagna da fino a 14-15 anni. Già a 13 anni era sessualmente matura e piuttosto esuberante. Si innamorò di un ragazzetto vicino di casa e mentre si stavano appassionatamente baciando dentro ad un fienile, si sentì un colpo alla porta di legno del fienile, la porta si aprì e si stagliò la figura severa della madre, assolutamente tradizionalista e assolutamente sessuofobica, a dire della figlia. Immaginate la tragedia che è venuta fuori. Ebbene, questa scena si era stampata e lei concomitantemente ad un grande schiamazzo di polli, perché quando si aprì la porta i polli che razzolavano lì dentro al fienile cominciarono a svolazzare da tutte le parti e a schiamazzare. Quindi in lei si era stampata questa scena, il bacio, la madre che arrivava e il contemporaneo schiamazzo di polli. Per un condizionamento pavloviano, il pollo, che era prima uno stimolo neutro, diventa uno stimolo condizionato perché associato alla intensa reazione emotiva di paura e di disagio suscitata dalla subitanea irruzione della mamma. Ecco un esempio di condizionamento classico di Pavlov, un esempio così piuttosto banale, clinicamente forse non significativo, ma questo meccanismo entra nella genesi di nevrosi anche assolutamente significative. Il condizionamento pavloviano classico tende ad essere tanto più tenace quanto più precocemente si instaura, quindi quanto più il bambino è piccolo. Ad esempio, una mamma che abbia una forte, marcata paura delle malattie comincia a mandare segnali avversivi tutte le volte che si entra in un ambito per cui c'è il pericolo di qualche malattia per sé e per i suoi cari. E il bambino comincia ad associare precocemente il concetto di malattia alla reazione ansiosa della mamma. Attenzione, il condizionamento di Pavlov riguarda le reazioni del corpo, le reazioni viscerali, quindi il bambino può maturare un condizionamento alla malattia che implichi una reazione viscerale che può mantenersi anche in seguito, in cui tutte le volte che si sente in pericolo di ammalarsi o che questo pericolo magari possa riguardare uno dei suoi cari, il suo corpo risponde generando uno stato di disagio che corrisponde ai sintomi che comunemente chiamiamo ansia.
altre volte, come abbiamo visto già nel caso della fobia dei polli, il condizionamento di Pavlov può anche strutturarsi per un episodio secco, non reiterato nel tempo, ma di tale intensità da lasciare una memoria fisica permanente tale da reagire nel tempo nel modo in cui è stato condizionato a reagire. Nel corso del trailer menzionai la figura di Sigmund Freud e in effetti Sigmund Freud all'inizio della sua carriera come neurologo verso la fine degli anni Ottanta si trovò a visitare svariati casi, specialmente di giovani donne che all'epoca erano definiti isterie e presentavano dei curiosi sintomi fisici, curiosi per l'epoca, che non si spiegavano con i sistemi diagnostici per l'appunto dell'epoca, quindi non avevano una diagnosi. Paralisi che poi recedevano e tornavano normali. La signora non muove più il braccio destro, il giorno dopo torna a muovere il braccio destro. Casi di apparente cecità, in cui la persona affermava di non vedere più niente, che poi magari si rivelavano inesistenti in quanto la persona ritornava soggettivamente a vedere e magari, come verificò Meinert, il primario di Freud, magari presentavano i riflessi pupillari per cui non si poteva parlare di autentica cecità. Ebbene, Freud andò in controtendenza rispetto alla opinione corrente dell'epoca che queste donne fossero semplicemente delle persone volte a farsi compatire, a scaricarsi dalle responsabilità per la vita, dandosi per malate. E ritenne che ci fosse dell'altro, che queste donne potessero presentare una patologia a tutti gli effetti sconosciuta. Per poterci capire qualcosa di più, se ne andò a Parigi, presso la Salpêtrière, allora diretta dall'eminente neurologo Charcot, Martin Charcot, per farsi quello che oggi chiameremmo un master sulle isterie e assistette ad una celebre sequenza di lezioni del professor Charcot che gli aprirono letteralmente un mondo. In una lezione particolarmente incisiva, ricostruita da John Huston, un regista americano, nel film del 1962 Freud, Passioni segrete, Freud... Io vi proverò adesso che l'isteria è una malattia esclusivamente mentale e che la mente può rivoltarsi contro se stessa in modo da seguire due linee di pensiero allo stesso tempo. Freud si vide presentare da Charcot un quadro clinico di una donna, una certa Jeanne, che era paralitica ma senza presentare alcuna lesione organica. E... Che cosa vedete? Paralisi. Paralisi flaccida. Il professor Charcot evidenziò come questa paralisi fosse conseguente ad un disastro ferroviario che aveva trovato coinvolta questa donna. Si era trovata su un treno che deragliò causando un disastro. Immaginate questa donna che si riscuote in questo panorama da incubo con corpi smembrati da tutte le parti. Questa donna ne ricavò un grave shock, dopodiché le sue gambe si rifiutarono di continuare a camminare, ma organicamente era uscita illesa dall'incidente. Ebbene, Charcot la ipnotizzò, le chiese sotto ipnosi di ritornare a camminare in quanto non c'era nessun problema e lei era perfettamente in grado di camminare e sotto gli occhi sorpresi di tutti i giovani neurologi che assistevano a questo master, la donna camminò. Il caso seguente fu quello di un certo Servé, un giovane parigino che si presentò in aula tremando tutto in questo modo e camminando a stento. E Charcot definì questo quadro una paralysis agitans, anch'esso però in assenza di dati clinici supportanti per patologie organiche. Servè faceva il mestiere del boscaiolo. La capanna dove si era riparato durante un temporale venne colpita dal fulmine.
Di che Servais si bloccò, diventò grigiastro, il suo respiro si fece più frequente e i suoi occhi si sgranarono, e da quel momento in poi Servais cominciò a tremare disordinatamente, dovendo sospendere il mestiere del boscaiolo. Anch'esso fu ipnotizzato da Charcot e il suo tremore cessò magicamente in condizioni di trance dopo un battito di mani. Quando batterò le mani, tu smetterai di tremare. Bravo, Servais. Abbiamo eliminato il sintomo isterico a mezzo di un comando verbale, dimostrando conseguentemente il fatto che questa affezione non è di origine organica. Anche stavolta, sotto gli sguardi meravigliati di tutti. Charcot dette una spiegazione particolare di queste condizioni cliniche, secondo la quale il trauma avrebbe posto il paziente in uno stato di trance ipnotica, nella quale pensieri difensivi si sarebbero impiantati nella mente, rivolti ad impedire che queste due persone potessero continuare l'una a viaggiare, l'altro a fare il boscaiolo, per l'intensa paura suscitata dagli eventi disastrosi che capitarono loro. Questa trance, questo stato costante di trance ipnotica, sarebbe aggredibile ipnotizzando il paziente ancora più a fondo e poi modificando i pensieri automatici fissi. Ma in realtà, come affermò Charcot stesso, questi sistemi ipnotici risolvevano il quadro clinico al momento, ma non erano in grado di farlo in maniera stabile. Dopo un certo periodo di tempo, il paziente ritornava nelle condizioni di prima. Quindi, conclude Charcot, l'ipnosi serve per comprendere, ma non per risolvere. Parliamo di un certo tipo di ipnosi, di quella che lui praticava e del modo in cui la praticava. Lui fece notare come la terapia ipnotica fosse breve, perché poi i pensieri abituali, i comportamenti abituali, le sensazioni abituali riprendevano il sopravvento nei pazienti. Sì, perché dietro c'è proprio il meccanismo del condizionamento pavloviano classico, evidentemente strutturatosi in un modo tenacissimo per un trauma secco. Come possiamo formularlo? Parlando di Jeanne, la donna rimasta paralizzata dopo l'incidente ferroviario, è chiaro che viaggiare in treno, a meno che non si abbia una fobia specifica del treno, costituisce stimolo neutro, in quanto non in grado di evocare paura. Un incidente ferroviario disastroso di quel tipo costituisce sicuramente uno stimolo incondizionato, in quanto tale da generare sempre e comunque incondizionatamente paura in chi che sia. Ebbene, se noi associamo lo stimolo neutro, che non darà alcuna risposta di paura, allo stimolo incondizionato, che dà una risposta di paura, questa associazione farà sì che poi il solo stimolo neutro, cioè il viaggiare in treno, produca un'intensa reazione, angoscia viscerale di paura, da cui la psiche della donna si è difesa strutturando una paralisi, tra l'altro un riflesso molto comune nel mondo biologico, la paralisi da paura, in cui l'organismo si immobilizza, strutturando una paralisi che gli permettesse quella condizione nella quale nessuno le avrebbe più chiesto di viaggiare in treno. E nel caso di Servais il boscaiolo, stessa logica. Il mestiere del boscaiolo non fa paura a nessuno, in linea di massima, quindi costituisce uno stimolo neutro. Il fulmine fa paura a tutti, costituisce uno stimolo incondizionato, in grado di evocare sempre e comunque paura. Anche qui associazione secca, stimolo neutro, stimolo incondizionato, risultato
intensa paura, intensa angoscia, intensa reazione viscerale. Risposta psichica difensiva, questa volta non l'immobilizzazione, ma il tremore continuo, quindi l'occupare le membra con un'altra attività costante, coatta, per cui la persona non avrebbe più potuto fare il boscaiolo. Ecco, se ragioniamo in questi termini, troviamo il meccanismo del condizionamento pavloviano accorpato a tantissimi casi clinici, lì a spiegare la componente viscerale e la componente relativa alle sensazioni del quadro clinico stesso. Bene, ci tengo a precisare ancora che al di là di questi casi che sono abbastanza paradigmatici, abbastanza evidenti, il condizionamento classico di Pavlov lo ritroviamo in tantissimi quadri clinici, come dicevo prima, come coattore, cioè come elemento tra virgolette coadiuvante alla genesi di una nevrosi. Va conosciuto perché comunque va quasi sempre trattato specificamente all'interno dei quadri di sofferenza ansiosa, depressiva, ossessivo-compulsiva, isterica, tutto quello che vogliamo, al di là di quei quadri di sofferenza che chiamiamo nevrosi. E domandiamoci ora, come si curano queste forme? Cioè, nel momento in cui evidenziamo un condizionamento operato nel senso pavloviano, qual è la terapia di queste forme cliniche? Ecco, la terapia si chiama decondizionamento e io mi limito a presentare brevemente due orientamenti possibili di questa terapia, ce ne sono altri, ma per motivi di...